Igles, buongiorno. Buongiorno a te. Senti, ti trovo qui in mezzo ai tuoi bianchi. Sì, in mezzo ai bianchi, questa è la cantina di Samuele, la parte di Samuele, però devo dire che sto mettendo sul mio quartiere generale perché c'è l'aria condizionata, ci sto da Dio d'estate. Mentre d'inverno mi trasferisco dai rossi. Senti, la domanda è tanto che te la voglio fare. Sì. Ma come sei diventato Igles Corelli? Ma ci sono delle volte che i miei colleghi mi non so per anzianità o che cosa, però mi reputano sempre il maestro, no? Io li guardo e dico, vabbè, sicuramente ho fatto delle cose interessanti, ne ho fatte tante, adesso succhio l'infa dei giovani e cerco di mettere a punto sempre delle idee. Umiltà, generosità, dedizione, non so, sono mille cose. E quindi come i Totti non ci si mette mai a sedere, si aspetta sempre, mette in gioco. Vedi, Totti si è messo in gioco fino all'ultimo momento, non è mai stato uno sbruffone, farà delle cose interessanti, quindi... Ma penso comunque le persone che amano il proprio mestiere e che lo fanno con dedizione, non sono degli sbuffoni, cioè, almeno vedo così in giro, molte persone invece pensano di avere la verità in tasca, pensano di essere chissà chi, poi invece non hanno una struttura per, forse anche per questo, non so. Non ho nessun nemico nella ristorazione, sono uno dei pochi amici di Vissani, cioè, tutto un quindi Senti, e poi la figura dello chef è una via di mezzo fra il capitano della squadra, l'allenatore, il dirigente, perché ti devi costruire una squadra. Ecco, qui c'è un altro tasto che secondo me è a mio vantaggio, nel senso che io mi sono sempre circondato da giovani e li ho sempre lasciati, gli ho sempre dato spazio, guardo, assaggio, dico sì, no, mi, ma, però li ho sempre lasciati fare. Questo secondo me è un vantaggio che ho su altre persone, insomma, che sono molti miei colleghi che hanno delle brigate con 10-15 cuochi giovani, e però vedi che hanno una cucina vecchia, perché secondo me non li fanno sviluppare una propria idea di cucina. Invece i giovani bisogna lasciarli fare, e poi tu con la tua esperienza da dietro assaggi e dici questo sì, questo no. Ci devi essere o non ci devi essere? Questa è una cosa importante. Ci devi essere e non ci devi essere. Senti, che caratteristiche deve avere un ragazzo, una ragazza per entrare nella tua brigata? Ma guarda, io ho sentenziato due persone nella mia vita e ho giurato che non lo farò mai più al mondo. Uno era Mauro Valandi, che è stato il pasticcere mitico del Trigavo, e l'altro era Marcello Leone, che era un altro, che adesso è un ragazzo che ha stelle, quindi... E uno che non avrebbe mai fatto il pasticcere, l'altro addirittura non avrebbe mai fatto il cuoco, quindi non sai mai, l'approccio, le persone cambiano, insomma, quindi l'importante è dargli fiducia, però da Chito fai fatica, sì, anche se lo vedi uno se può avere delle caratteristiche più interessanti rispetto ad altre, insomma, ecco. Però è il tempo poi che l'importante è aspettare. Quindi io mi ricordo quando presi Marco con me, 11 anni fa, tutti mi dicevano tu sei un pazzo. È un pazzo perché Marco era un disastro nel vero senso della parola, cioè all'esame a gambe rosse sporco il soffitto alto 4 metri, quindi puoi immaginarti. Però aveva già in mente di fare una roba, mi ricordo ancora doveva fare il caviale con l'aceto balsamico, che non è così facile perché se non hai le cartine attorno a sola, non hai delle capacità, no? E lui riuscì, e io ho detto, porca miseria, e poi avevo una luce strana negli occhi, ho detto. E 11 anni fa ho puntato su di lui, adesso me lo ritrovo, che è un chef quasi finito, e che è veramente un bel personaggio. Senti, visto che non ci ascolta nessuno, ma le donne in brigata come le vedi? Ma nel 98-99 ho tentato di fare una brigata solo di donne, c'ero quasi riuscito, l'80%,
E poi dopo le problematiche sono tante, si sposano, rimangono incinte, sono più legate alla famiglia, cioè le grandi chef le trovi nel proprio ristorante. Cioè non è vero che gli uomini la fanno da padrone, perché se tu calcoli che nei primi 10 ristoranti d'Italia ci sono 4 o 5 chef donne, ma però sono a casa loro, quindi è difficile che una donna si imponga in una brigata di albergo, cioè io ne conosco pochissime, insomma, ecco. Però la donna ha una sensibilità, una capacità che gli uomini non ce l'hanno. Noi siamo più intraprendenti, le donne sono più legate alla famiglia, quindi sono più dedite alla causa, quindi stanno più a casa, vogliono che tutto funzioni bene, e te ti lasciano andare, no? Ma questo è un po'. Ecco, però fra le novità di Attoman di quest'estate c'è la presenza di Barbara. Ciao Barbara! Sì, Barbara è con noi da poco, diciamo, e devo dire che Barbara l'ho presa anche con curiosità. Curiosità perché volevo capire questi talent televisivi, insomma, ecco, quello che possono poi dare, insomma, anch'io sono un tale del gambero rosso nonostante la mia età, no? Però insomma io faccio lo chef, quindi, e volevo vedere, insomma, uno che fa televisione che caratteristiche può avere poi per diventare una cuoca o un cuoco, insomma, ecco. Visto che Barbara vuole intraprendere questo mestiere, vediamo un po' come funziona, perché adesso è poco che come è di conseguenza. Quindi non ti chiedo un parere su Barbara, farei un paio di domande invece a lei. Ciao Barbara, intanto benvenuta a Pistoia, perché qui, anche se siamo a Spicchia, a Lamporecchio, siamo comunque, non so se lo sai, nella capitale italiana della cultura 2017, Pistoia. Bene, splendido paesaggio, posto meraviglioso. Senti, passare dal bancone di Masterchef alla cucina spaziale di Attoman, com'è stato? Sono due mondi completamente diversi. Uno è fatto di gioco, tra virgolette, e l'Attoman invece è il lavoro serio, dove metti in gioco le tue capacità, metti in gioco la tua sensibilità. Nel mio caso ti testi, ti provi. Per me l'Attoman è un test che sto facendo su me stessa, perché un conto è cucinare la casalinga, come ho sempre fatto, cucinare per la famiglia, cucinare per gli amici e divertirsi e stare tranquilli a casa rilassati. Altro conto è mettersi in gioco in una realtà come questa, dove non si cucina, cioè qui si fanno le cose serie, fatte bene, per cui a me tremano le gambe, anche se devo semplicemente dividere un pomodoro o estrarre il succo, però è quello che voglio nella vita. Io voglio mettermi alla prova in situazioni che al solo pensarle già mi tremano le gambe, perché lo chef ha detto che ama avere dei giovani. Nel mio caso non ha letto la mia data di nascita, o forse, e speriamo sia così, ne dimostro meno, ma giovane non sono. E io voglio capire se alla mia età effettivamente si possa ricominciare, perché io sono andata a Masterchef dicendo voglio realizzare il mio sogno. Adesso voglio proprio capire se questo sogno io effettivamente lo possa realizzare, ce la metterò tutta, veramente tutta. E qui io mi testo, spero mi sopportino per un po'. Ecco, tutta questa innovazione che ha sempre messo Igles nei suoi piatti, nella sua cucina, nella sua idea di cucina, parte da una grande esperienza, a mio avviso. Ma non ti impaurisce? A me impaurisce tutto della cucina, perché io non so niente. Cioè io comincio da niente, dalle basi, cioè sono una casalinga con una grande passione per la cucina che si è spinta forse un po' oltre, nel senso che qualcosa lo so fare, so cucinare qualcosa, ma nella cucina di Igles Corelli ho tutto da imparare. Mi piace tutta questa innovazione, perché non esiste innovazione senza
una profonda conoscenza della tradizione. La cucina di Igles mi piace per questo, perché comunque ti ricorda un percorso di tradizione. E l'equilibrio che esiste in questa cucina tra la tradizione e l'innovazione a me piace da impazzire. Bene, mi auguro di risentirti fra qualche giorno con qualche domanda magari su come si comporta Chef Corelli con la brigata e come si comporta il resto della brigata con te. L'ultima domanda è per Igles. Igles, parlavamo di cultura, buona tavola, qui siamo con te proprio nel cuore della cultura, perché la tua cucina è cultura. Siamo in una villa che è nella storia dell'Italia, quindi proprio qui c'è proprio il massimo. Sì, qui è, allora la cosa bella è che quando arrivi al mattino respiri il bello in tutti i sensi, insomma, ecco, perché hai la visuale di questa villa, sai chi l'ha costruita, chi l'ha fatta, chi l'ha ideata, è piena di opere d'arte e in più quando poi vieni sotto dove c'è la cucina, che è una cucina di grande impatto tecnologico, cioè, i tuoi pori i tuoi pori, senti, in cucina si lavora, perché noi chiacchieriamo, ma si lavora, no, proprio respiri il bello, respiri il buono, cioè, c'è positività, non so perché è stata creata dal Bernini, è fatta per un papa, però c'è una tranquillità in questo posto veramente incredibile, cioè, proprio rilassante, nonostante la cucina non sia relax, però si sta veramente bene, si respira una signora, devo dire, che è molto, molto positiva, la signora sempre la vita, ci dà una buona energia. Benissimo, io non posso che ringraziarvi, vi saluto, Igles Corelli, la nostra Barbara Daniello, ciao Barbara, ciao Igles, a presto. A presto.